Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 100ª puntata del podcast di Marcus Box. Sigla. Ebbene, siamo arrivati veramente alla 100ª puntata del podcast di Marcus Box, anzi, se vogliamo essere sinceri, sono più di 100 puntate, perché ci sono stati degli episodi speciali che non hanno seguito la numerazione quella classica, quella consueta. Beh, comunque, complimenti a tutti quanti quelli che stanno continuando a seguire il podcast, stanno continuando a seguire gli sproloqui di questo tizio qualunque che dà consigli su distribuzioni Linux e software libero open source. E grazie a tutti quanti per essere dei fedeli ascoltatori, soprattutto agli ultimi che si sono iscritti nei vari canali che sono collegati al podcast di Marcus Box, come il canale YouTube, che sto vedendo che sta macinando nuovi iscritti che arrivano la maggior parte sui video che ricarico di ogni puntata del podcast di Marcus Box, che vado a ricaricare su YouTube, in modo tale da avere sempre un backup a disposizione. Grazie a tutti quanti. Bene, dopo aver fatto i doverosi ringraziamenti a tutti quanti voi lettori di vecchia data, ma anche nuovi lettori del podcast di Marcus Box, si può dire lettori di un podcast? Assolutamente no. Vabbè, ci siamo capiti che cosa volevo dire. Comunque, apriamo questa puntata con un articolo che mi è stato regalato da Andrea. Andrea è uno dei lettori affezionati del blog, nonché membro della community Telegram di Marcus Box. Se ancora non l'avete fatto, andatevi a iscrivere. Si parla non solo di software libero open source, ma si parla anche di altre cose. Il cazzeggio è sempre benvenuto, non ci sono regole, non sono di quei gruppi settari dove si deve parlare per forza di... No, qua si può parlare di tutto. E, udite udite, non ci sono ban, non ci sono cose, a meno che non dite cose altamente fuori luogo, ma si può parlare di tutto. Bene, la guida che mi è stata regalata da Andrea è una guida che spiega come istruire Redshift in modo tale da impostare in automatico lo stile dark del tema di XFCE quando arriva la sera, e oltre a questo va anche a cambiare lo sfondo della vostra sessione. È una guida interessante, è un modo di approcciare il problema davvero interessante, tipico dello spirito di noi nerd, noi amanti delle tecnologie, che andiamo a cercare i modi più strani, più bizzarri per poter compiere determinate operazioni e ottenere il risultato che ci eravamo fissati. Ecco. Passiamo adesso a un argomento interessante che riguarda il rilascio della versione 5.22 di KDE Plasma, che poi nel frattempo, successivamente, dopo qualche giorno, ho visto anche il rilascio di una della prima minor release del RAM 5.22, che è andata a correggere alcuni bug. Che cos'è questa nuova versione? Perché è importante questa versione? Questa nuova versione è importante perché va a portare diverse migliorie che concedono a KDE Plasma maggiore reattività, miglioramenti nelle prestazioni generali e anche un'esperienza complessiva migliore che potete apprezzare su qualsiasi distribuzione che utilizza KDE Plasma. L'interfaccia utente è stata oggetto di importanti modifiche, con l'aggiunta ad esempio della trasparenza adattiva del pannello, oltre che ci sono una serie di perfezionamenti come una nuova pagina di selezione rapida delle impostazioni di sistema che va a mostrare le impostazioni più usate, quindi il cambio del tema rapido, del tema chiaro al tema dark e altre cosine qua e là. Ovviamente gli sviluppatori di KDE Plasma hanno anche continuato il lavoro per rendere compatibile Plasma con Wayland, offrendo maggiore stabilità e un'esperienza migliore con Wayland. Quindi tanti piccoli passi che stanno compiendo, che stanno facendo bene a KDE Plasma, e quindi stiamo arrivando alla compatibilità totale. Sempre in ambito KDE Plasma, l'aggiornamento di KDE Plasma 5.22 è arrivato ovviamente su KDE Neon, che è la distribuzione di riferimento per tutti quanti gli sviluppatori di KDE, per tutti quanti gli appassionati di KDE, ma è anche arrivato
all'interno del PPA Q.Backports per Q.21.04 Hirsute IPO. Quindi, se avete installato l'ultima versione semestrale di Kubuntu, potete andare a aggiornare aggiungendo il PPA e facendo un upgrade totale. L'unica cosa che vi dico di stare attenti è che il PPA Kubuntu Backports per Kubuntu 21.04 attualmente contiene anche le versioni più recenti di KDE Frameworks Application e anche altro software di KDE, quindi non vi aggiorna soltanto Plasma, ma vi aggiorna tutto il cucuzzaro, quindi è una cosa positiva. Per alcuni forse no, non so perché, magari c'è qualcuno di voi che vuole le cose vecchie. Infine, riallacciandomi sempre a KDE, ho realizzato una guida specifica per KDE Neon che spiega come risolvere l'errore della dipendenza Qtbase AB non soddisfatta quando si va a installare Nextcloud, il client desktop di Nextcloud. Su Marcosbox trovate tutta la guida, praticamente un trick che ho trovato su GitHub, che consiste nel creare un pacchetto farlocco da installare nel sistema in modo tale da soddisfare la dipendenza del pacchetto virtuale Qtbase AB, che è una dipendenza che viene richiesta dal PPA durante l'installazione di Nextcloud Desktop, e quindi ci consente di con questo pacchetto di poter proseguire l'installazione del client desktop di Nextcloud anche su KDE Neon. Parlando di cose fighe, parlando di rilasci fighi, questa settimana c'è stato il rilascio della versione 4.0 di Vivaldi. Vivaldi ormai lo conoscete tutti quanti, oltre ad essere lo storico compositore italiano, è anche un browser web. Ed è un browser web basato su Chromium, multipiattaforma, disponibile per Windows, Mac OS e Linux, ma anche per dispositivi Android. Qual è la novità principale della versione 4.0 di Vivaldi? Bene, la novità principale riguarda l'inclusione di quattro nuove funzionalità. La prima è Vivaldi Translate. Vivaldi Translate è, come dice lo stesso nome, un traduttore integrato. Quindi adesso, sia nelle edizioni desktop di Vivaldi che nella versione di Android, avremo la funzionalità di traduzione integrata delle pagine web. Vivaldi Translate è basato su LingVanex e il motore di traduzione è ospitato direttamente sui server di Vivaldi, il che, diciamo così, consente un maggiore rispetto della privacy degli utenti, mantenendo le traduzioni fuori dalla portata di aziende come Google e Microsoft. Le altre novità riguardano l'inclusione di tre funzionalità che in passato sui browser erano già presenti, e sto guardando Opera in questo caso, e guarda caso, non sto riferendo a Opera così per caso. Vivaldi, se non sapete la storia, Vivaldi è stato fondato dall'ex CEO di Opera. Opera, ve lo ricordate, tanto tempo fa includeva alcune funzionalità interessanti, come ad esempio la gestione della mail e quant'altro. Bene, adesso Vivaldi va a recuperare queste funzionalità carine e le va a introdurre all'interno del browser. Queste tre funzionalità di cui fra poco vi parlerò sono tre funzionalità che sono state giudicate beta, quindi ancora non sono stabili al 100%, però sono utilizzabili, sono funzionali. La prima funzionalità è Vivaldi Mail, che, come dice il nome stesso, è un potente client email integrato direttamente all'interno del browser, che ci consente di avere una casella di posta elettronica unificata, andando a risolvere così il problema dell'avere più account email sul nostro sistema. È una cosa carina, si gestisce tutto da browser ed è davvero figo. L'altra novità riguarda Vivaldi Feed Reader, che è un lettore di feed integrato che ci consente di gestire i nostri feed preferiti. Quindi, per esempio, andate ad aggiungere il feed reader di Marcosbox. Marcosbox, non so se lo sapete, è uno dei pochi siti che ha ancora i feed reader e ce l'ho anche classificato in base ai tipi, sperando che FeedBurner non venga ucciso da Google, perché ultimamente stanno facendo manovre su FeedBurner. E fra poco andrà in manutenzione, quindi speriamo che non facciano così. Comunque, infine l'altra funzionalità è Vivaldi Calendar, che è un calendario in grado di sincronizzarsi anche con servizi di terze parti come
Google Calendar. E ovviamente se utilizzate Vivaldi, utilizzate la sincronizzazione del browser, viene sincronizzata tra i vostri dispositivi. A partire poi da questa versione, al fine di consentire agli utenti la massima possibilità di personalizzazione, al primo avvio ci verrà mostrata una schermata che ci consentirà di scegliere fra tre diversi layout. Il layout essenziale, che include queste nuove funzionalità, poi c'è il layout classico e infine il layout completo. Andatevi a vedere quali sono le differenze che trovate su Marcosbox e scegliete la versione, quella che preferite di più. Ovviamente è possibile modificare le preferenze successivamente in fase di post-installazione, quindi non è che se non lo fate all'inizio vi ritrovate con il browser scassato e monco, ma potete comunque rimediare successivamente. All'interno dell'articolo dove vi parlo di questa nuova versione di Vivaldi, ho postato verso la fine, anzi proprio alla fine, la mia vecchia intervista fatta al team di Vivaldi, quindi andategli a dare un'occhiata perché è davvero interessante, si parla di tante cose carine. Restando sempre in tema di rilasci di cose fighe, questa settimana c'è stato il rilascio della versione stabile 1.0 di PDF Mix Tool. Che cos'è? È un software sviluppato da un autore italiano, Marco Scarpetta. E che cosa serve? Serve a suddividere, unire, ruotare e mescolare i file PDF. Il tool è basato su QPDF ed è compatibile con tutte le distribuzioni Linux, perché lo potete trovare sia nei repository delle distro, ma anche in formato Flathub, cioè in formato Flatpak e in formato Snap, quindi da Flathub e dallo Snap Store. La novità principale della versione 1.0 riguardano una nuova interfaccia utente più intuitiva, con una barra laterale con delle belle icone che ci fanno vedere subito quali sono le possibili operazioni di modifica, quindi abbiamo subito i collegamenti rapidi con delle icone che subito ci fanno capire che cosa andiamo a fare. Poi è stata aggiunta la possibilità di modificare i metadati dei PDF, come ad esempio, che ne so, modificare informazioni come l'autore del PDF o che ne so, la data di creazione e quant'altro. È stato poi aggiunto il supporto per le QT6, poi ci sono altre modifiche minori che potete trovare sulle pagine di Marcosbox. Vi consiglio di installare perché è davvero un'applicazione interessante, molto semplice da utilizzare, molto figa e dovete mantenere installata sui vostri computer con Linux, perché di sicuro vi tornerà utile in futuro. Questa settimana ho voluto fare un post polemico che spiega com'è la situazione attuale dei CAD 2D principalmente rivolti per il settore di edilizia, quindi geometri, ingegneri e quant'altro, perché attualmente il panorama dei CAD 2D per Linux non offre molte alternative. Non ci sono CAD gratuiti open source, abbiamo soltanto LibreCAD, ma lo sviluppo di LibreCAD è ormai fermo da tempo. Abbiamo un tentativo da parte della Free Software Foundation di sviluppare una libreria LibreDVG in grado di supportare l'apertura dei file di WG, ma non abbiamo altro. Attualmente il panorama è praticamente arido e deserto. Un tempo avevamo un software proprietario che ci consentiva di poter lavorare sui DVG ed era rilasciato gratuitamente per Linux, era DraftSigd, però la software house che lo sviluppava ha deciso di interromperne il rilascio per noi utenti Linux, lasciandoci senza alternative gratuite, almeno quello era una cosa buona. Abbiamo software come QCAD che hanno però un'interfaccia grafica vecchia che diciamo così al giorno d'oggi è molto anacronistica, molto scomoda da utilizzare. Chi ha imparato a utilizzare, soprattutto negli ultimi anni, le ultime versioni di AutoCAD, vuoi per la scuola, vuoi per il mondo professionale, sa a che cosa mi riferisco, sa che l'interfaccia di un AutoCAD è un'interfaccia che ci consente di poter lavorare velocemente e facilmente sui nostri progetti. Nel post però comunque ho parlato di due alternative che sono disponibili per i sistemi operativi Linux, in particolare una che reputo la migliore alternativa possibile,
che è un software però commerciale, è un software commerciale che ha un costo anche abbastanza contenuto, perché si parte da 560 euro come licenza per la versione light di questo software. Il software in questione è Brickscad, sviluppato dalla software house Bricsys, che è disponibile per Linux, è disponibile in italiano e consente praticamente di avere un'interfaccia ribbon, quindi tutte le funzionalità che cui siamo stati abituati con AutoCAD che troviamo in Brickscad, ma non soltanto, abbiamo anche delle funzionalità nuove, delle funzionalità aggiuntive rispetto ai prodotti di Autodesk con un costo inferiore rispetto ai prodotti di Autodesk. Non è un post sponsorizzato, è semplicemente una constatazione, perché ho provato a utilizzare Brickscad sia in ambiente Windows che in ambiente Linux e mi sono accorto che è un ottimo prodotto e ha anche un vantaggio enorme rispetto ad AutoCAD, il fatto che si apre velocemente. AutoCAD, se voi tutti quanti voi che siete allo scorto sapete che anche su SSD ci mette tempo per avviarsi, mentre Brickscad clicchi da sopra parte ed è una bellezza, è molto piacevole lavorarci, il software è molto leggero, ha tutte le funzionalità tipiche dei prodotti Autodesk, offre la piena compatibilità con il formato di DVG e niente, se dovete comprare un CAD fateci un pensierino. Fra l'altro è possibile testare Brickscad per 31 giorni prima di procedere all'acquisto, in modo tale da, diciamo così, farci un'idea del prodotto. È disponibile poi in diverse edizioni, l'edizione light, quella generica per il 2D, poi abbiamo l'edizione pro, l'edizione BIM e l'edizione meccanica. Questa sì, ha un prezzo molto elevato, però evidentemente ci vale quei soldi. Non sono non lavoro nel settore meccanico, quindi non vi so dire se tutte quelle funzionalità sono essenziali, però visto il prezzo, visto che è considerato come un prodotto commerciale, non penso che buttano lì funzionalità a caso, ma sono mirate. L'altro software di cui vi voglio parlare, sempre proprietario, sempre disponibile per Linux, è Varicad. Quest'ultimo però è più indirizzato per gli ingegneri meccanici e anche in questo caso i prezzi non sono alti, la versione per Linux però non è localizzata in italiano, a differenza di Brickscad. Fra i due, se entrambi hanno la possibilità di testarli, quindi di avere la versione demo in modo tale da farci un'idea, però fra i due, tra Varicad e Brickscad, Brickscad tutta la vita, sia per funzionalità che per interfaccia grafica. Infine, sempre in quell'articolo ho segnalato una cosa che può essere utile a tutti quegli utenti che necessitano almeno di poter visualizzare i file di WG. Varicad rilascia anche un applicativo gratuito chiamato Varicad Viewer ed è un semplice visualizzatore di DVG gratuito e disponibile per Linux, che è anche dotato di alcune funzionalità basilari, come per esempio la possibilità di fare una quotatura, di misurare la distanza tra due punti. E questa è la situazione attuale dei CAD nel mondo Linux. Paradossalmente ci sono CAD per i settori elettronici e quant'altro, dove ci sono software che nascono soltanto per Linux e sono dei punti di riferimento, per il disegno 2D tradizionale, per la progettazione in CAD, per edilizia non abbiamo grandi cose, abbiamo soltanto questi prodotti di cui vi ho parlato, che sono dei buoni prodotti entrambi, però purtroppo sono prodotti commerciali che hanno un costo. Che dire, io spero sempre che in futuro possa arrivare una versione, un CAD, possa arrivare anche supporto, possa arrivare finanziamenti per lo sviluppo di libre CAD, che magari gli sviluppatori possono riuscire a portare avanti una versione gratuita, completa, funzionale e quant'altro. Però la speranza è l'ultima a morire, però visto i tempi biblici che ci stanno mettendo per lo sviluppo, ripongo poche speranze, però non si sa mai.
Diversi mesi fa vi ho parlato del progetto ThinkPad A1, un tablet basato su Linux, basato su una derivata di Ubuntu, che promette di essere il nuovo prodotto più amato da tutti quanti i nerd all'ascolto. ThinkGreenTech, la società che ha sviluppato e che sta realizzando il ThinkPad A1, ha avviato qualche giorno fa la campagna di crowdfunding su Indiegogo. Ecco, se siete interessati a questo prodotto, andateci a dare uno sguardo, andateci a vedere quali sono i prezzi. Il prodotto non è economico, ve ne ho già parlato nelle scorse puntate del podcast, ho già parlato su Marcosbox. È davvero un bel esercizio di stile, mi piacerebbe poterci mettere mani avendo la disponibilità anche economica, perché purtroppo questo dispositivo nella versione base costa $549, che al cambio attuale sono 435 euro, una cosa del genere. E ha anche delle specifiche tecniche interessanti, come il quantitativo di memoria, il quantitativo di RAM, il tipo di display che è molto molto bello, c'è la possibilità di avere la tastiera e quant'altro. È il sogno segreto di tutti quanti i nerd all'ascolto, avere un tablet di questo tipo equipaggiato con Linux basato su ARM, però vi ripeto, ha un prezzo importante. Non so quanto riuscirà a penetrare all'interno del mercato un prodotto simile. Io gli auguro tante belle cose. Magari se siete all'ascolto voi di ThinkGreenTech, se mi volete mandare un ThinkPad A1 per poterlo recensire, magari anche tenermelo, sapete come contattarmi. Quindi. Chiudiamo questa centesima puntata parlando di due rilasci, di due distribuzioni molto, molto amate entrambe, chi per un motivo, chi per l'altro. La prima distribuzione di cui voglio parlare è Linux Mint 20.02. È stata rilasciata la versione beta, non ufficialmente perché l'annuncio non c'è ancora sulle pagine del sito di Linux Mint, però hanno concluso la fase di testing interno, tutti i test sono passati ed è stato avviato il caricamento delle ISO della versione beta di Linux Mint 20.2 all'interno dei repository dei vari mirror. Questa nuova versione di Linux Mint è basata sempre su Ubuntu 20.04 LTS, va ad offrire dei miglioramenti in Cinnamon, delle prestazioni, specie se siete se avete dei driver proprietari Nvidia, non va veramente a correggere il problema della saturazione della RAM, ma va a metterci una brutta pezza. Speravo sinceramente in una risoluzione dei problemi di memory leak fatta ad hoc, però purtroppo non ci sono ancora riusciti. Abbiamo l'aggiunta del supporto AMD nell'applet Nvidia Prime, abbiamo dei miglioramenti nella ricerca in Nemo, abbiamo l'arrivo di una nuova X-App che non so se fino a quando si sentiva la necessità, ma comunque ci hanno pensato, hanno fatto una nuova X-App chiamata Bulky, che praticamente è in grado di rinominare in blocco i file ed è compatibile sia con Cinnamon che con Mate, verrà meglio rilasciata sia nell'edizione Cinnamon che Mate, non in quella XFC, perché Tunar già c'ha la possibilità di fare ciò. Oltre a questo, vabbè, abbiamo l'arrivo della versione 5 di Cinnamon, XFCE che si aggiorna alla 4.16, Mate Desktop che arriva alla 1.24 e poi i soliti aggiornamenti che dello stack hardware che arrivano di conseguenza, essendo basata su Ubuntu, di conseguenza ci sono i vari aggiornamenti dei pacchetti dello stack hardware tipici di Ubuntu, dell'ultima minor release di Ubuntu 20.04.2 LTS. Se lo utilizzate, fatemi sapere cosa ne pensate. Infine, l'ultima distribuzione che ha avuto il rilascio di una nuova versione beta questa settimana è Elementary OS 6. Siamo arrivati alla seconda beta di questa nuova versione di Elementary OS basata su Ubuntu 20.04. Rispetto alla beta 1, le novità principali riguardano il programma di installazione che è stato modificato, è stato rielaborato il layout in alcune viste per essere più coerente,
è stata aggiunta un'animazione durante l'installazione, cioè il logo di elementari che cambia colore. È stato migliorato il rilevamento del disco e la gestione degli errori in caso di mancata installazione su determinate configurazioni. Ovviamente l'invito che hanno fatto i manutentori, i realizzatori di Elementary OS, è quello di provare questa beta 2, se avete provato la beta 1, e di fare una reinstallazione da capo, perché in modo tale da capire, da vedere se tutte queste modifiche sono state introdotte non hanno compromesso l'installer. L'altra novità di questa nuova beta riguarda il supporto al Flatpak. Gli sviluppatori hanno continuato i loro sforzi per fornire diverse applicazioni di sistema nel formato Flatpak. Su Elementary OS 6 troviamo infatti diverse applicazioni in formato Flatpak out of the box. Abbiamo la calcolatrice, la fotocamera, il visualizzatore di documenti, il tool per gli screenshot, tasks, come si chiama quello per i cosi, e anche l'applicazione web, che è il browser che troviamo preinstallato su Elementary OS 6. Diciamo che l'obiettivo degli sviluppatori di Elementary OS 6 è quello di introdurre mano a mano sempre più applicazioni di sistema nel formato Flatpak, e quindi speriamo che riescano in questo obiettivo, diciamo così, per fornire una distro sempre aggiornata, perché la cosa bella del formato Flatpak è che così come il formato Snap, è che ci si slega dai problemi delle dipendenze nell'aggiornamento dell'applicazione, quindi si è più veloce nell'aggiornamento. C'è anche una novità che riguarda il browser web, che adesso è in grado di supportare il cambio del tema. Il tema scuro viene applicato. Abbiamo poi delle modifiche nella gestione degli account online dalle impostazioni di sistema. Praticamente è stato aggiunto il supporto per l'aggiunta degli account online nelle impostazioni di sistema, e adesso Elementary OS supporta l'aggiunta di account di posta e calendario che supportano gli standard IMAP e CalDAV. Una volta poi aggiunti, i dati dei vari account verranno visualizzati in tutto il sistema, e quindi in tutte le applicazioni, nell'app posta, nell'app calendario, nell'attività, nell'indicatore del pannello date e ore e quant'altro. Abbiamo poi alcune modifiche che hanno migliorato le notifiche. Modifiche che hanno migliorato le notifiche, bellissima questa frase. Sono state ampliate le capacità degli sviluppatori di app di terze parti nella gestione appunto delle finestre delle notifiche. Le notifiche ora supportano i badge delle icone e i pulsanti di azione. E poi sono state fatte altre modifiche qua e là che hanno migliorato anche la gestione dei fogli di stile di sistema, quindi del tema e quant'altro. Su Marcosbox trovate ovviamente il link per poter scaricare questa beta 2. E beh, con questa ultima notizia si conclude qui questa 100ª puntata del podcast di Marcosbox. Ancora grazie a tutti quanti gli ascoltatori che mi stanno dando la loro fiducia, a tutti quelli che gli utenti di vecchia data, ma anche quelli di nuova data che sono arrivati qui per nelle ultime settimane, a tutti quelli che si sono iscritti anche sul canale YouTube, perché sto vedendo che diversi utenti si stanno iscrivendo sul canale YouTube e che stanno seguendo il re-upload che faccio delle puntate del podcast, perché lo carico anche su YouTube per avere anche un backup delle puntate del podcast. Malaugurata ipotesi in cui Hardcore andasse giù, anche se è stata acquistata da Spotify, quindi alla fine rimarrà qui sul panorama dei podcast per tanto tempo. Comunque, di nuovo grazie di cuore a tutti quanti, lunga vita e prosperità. Ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao.